Qualcuno mi chiedeva dove siamo, sinceramente forse non lo so neanche io, cosa faccio, Sicilia. Siamo in Sicilia e questi sono gli iblei che scendono fino ad arrivare a Punta Secca dove si intravede il faro, dove c'è poi la famosa casa. Di fronte lì dietro gli cibassi, nelle giornate terze, si vede Marta, si vede i contorni di Gozzo e Marta, quindi la location è stato fondamentale per la riuscita anche dell'immagine della mia azienda. Noi da 15 anni che siamo nel settore, un'azienda è nata per scherzo e ora siamo giunti in Sicilia. Questo settore è piante aromatiche officinali. Uno magari pensa alle aromatiche come la salvia per il burro e il rosmarino per il corno, e basilico, basti con questa propria una fioritura gialla, dica, potete anzi entrare chi vuole, non c'è problema. E si chiama Santolina. Una pianta rusticissima, ha un profumo che bevo con un po' l'origano, misto, ma è forte, non a tutti piace. Anche tipo un po' di cetronella, leggera. Un po' balsamica, è molto ricca di oli essenziali. Ma rimangono nelle mani anche, l'olio rimane nelle mani. Santolina, qualsiasi domanda. Però io volevo scrivere. Anche domande, scrivere a Pippo. Fare uno scontato, Pippo, prendi appunti per tutti. Santolina. Ecco, la cosa importante, scusate, che volevo dirvi, l'azienda io l'ho chiamata Gli Aromi, ho fatto anni di ricerca per il nome, infatti ho trovato un nome unico, non aspettava nulla. Gli Aromi è l'azienda che produce, come il nome dice, piante profumate, no? Quindi aromatiche. Però ci sono tante situazioni che uno deve, diciamo, puntualizzare, perché Gli Aromi è un nome che serve un po' per far ricordare l'azienda, ma non tutte le piante che ho io sono profumate, sono un 60-70% profumate e l'altro 30% sono ornamentali. Vi spiego perché. Le salvie, ce ne sono su 1000, solo circa 950 sono ornamentali e 50 sono profumate. Giusto per farvi capire, però, sempre sono piante che fanno parte di una grossa famiglia, che è la famiglia delle labbiate. Labbiate perché il fiore ha forma di labbra, e dopo vi farò vedere. Quindi, per ricordare una pianta, e vedere una pianta, se fa parte della famiglia delle labbiate, in automatico ci sono le aromatiche all'interno, dovete guardare il fiore che ha forma di labbra, il fusto quadrangolare e le foglie opposte. Questo ve lo farò vedere dopo. È una lezione di botanica che ci può anche stare oggi. Sì, ci sta. Capire un po' male quello che c'è dietro. Allora, bastate entrare da questa parte, come fare anche nei giardini, oltre ai profumi, anche nelle bordure, sono piante rusticissime. Scusa. Ok, quelle aromatiche sono piante che hanno parte di gente culturale, in genere. Poi dovete sapere che le piante più piccole hanno le foglie, meno esigenze idriche hanno, certo, quindi perché traspirano di meno, quindi perché si adattano ai luoghi caldi, ventilati, perché il vento si disturba meno rispetto che se una salvia che ha una foglia larga, ma nel vento lo pompo, una melissa che ha una foglia larga fa traspirare molto, il vento tende a far girare sempre acqua, se uno non dà l'acqua, si brucia la piaga, quindi Santolino Timorani. Sul cellulare. Questo che vedete qui giallo, se non componetelo con queste margheritine, è l'ipericum perforatum, che è dove si fa l'olio di iperico. Non ha un profumo, però si chiama ipericum perforatum perché se tirate una fogliolina, la dovete tirare, la guardate in controluce, le foglie sono tutte imbucherellate, hanno tutti dei fori. Vediamo. Della pagina inferiore della foglia. Del Mediterraneo. Come si chiama? Timus capitatus, volgarmente chiamato Satra. Qua negli ebrei è rinomato il miele di Satra, il miele di questa pianta. Entro dicembre, visto che vi do un'anticipazione, siete i primi fuori dalla Ragusa che lo state sapendo, apriremo un ristorante a Scicli che si chiamerà Satra. Che il miele di Satra è stato il primo dolcificante che gli arabi hanno utilizzato per fare dolci qua nella zona. Quindi Satra, già c'è il dominio, ristorante satra.it, gli chef sono Rita Russotto, che è la mia ragazza, e Manuel Di Stefano, tutti e due hanno gestito il ristorante Duomo per 5 anni a Ragusa Ibla, quindi hanno una competenza in cucina di un certo livello, e quindi il percorso lo stiamo chiudendo, e credo mi chiudo anch'io a uomo. Attenzione a dire uomo, perché la forma perfetta.
Attenzione, lo dico io. Allora, i fiori sono lilla piccolini. E l'acqua si ma satra o satara? Satra. Non si può dire satara, satarella, saltarello, satra. E poi in base alle... ci faceva il vermouth dalle nostre. Può essere, sì, perché no? A Malta lo chiamano anche satra. Quindi le influenze, si sentono anche le influenze. Quindi questo perché abbiamo legato il nome di una pianta al ristorante. Quindi l'azienda legata al ristorante, ci sarà un orto legato all'azienda. I prodotti verranno utilizzati, prodotti a chilometro 4, no 0, 4, tempo che vi mappiamo, perché chilometro 0 è ormai la parola è scusanata, scusando la frase, come agriturismo, tutti utilizzano agriturismo, chilometro 0 e manco un sano, che è un chilometro 0 e è chilometro 4, tempo lasciato. Quindi questa qua alle spalle loro è una pianta biblica, menzionata nella Bibbia e nel Vangelo. Se voi sentite il profumo, ha un profumo un po' mentolato. E a luglio farò un evento con un mio amico ebreo, una serata dedicata alle piante bibliche, con una cena ebraica e musica ebraica. Quando la farai? Quando la farai? Sì. Sta un po' di copertone, di camera d'aria. Quando la farai? Cosa? Di camera d'aria. Non so, gli immigrini, sì, sta di camera di camera d'aria. Una cena ebraica e musica ebraica, quando mi siamo raccolti. Aspetta, prima di parlare. No, infatti, quando mi siamo raccolti, ci vediamo successo. Allora, piante bibliche, il sopo, l'ulivo, l'aglio, la salvia, il criso, sono tutte piante bibliche. Il sopo. Allora, se voi vedete, queste sono due varietà di sopo, a fiore blu e a fiore bianco. Quando inizia a fiorire questo, vi accepiate una sedia e voi state là e state mezz'ora a guardarlo, perché è spettacolare, ancora più bello di una lavanda, la fioritura dell'issopo. Poi c'è a fiore rosa pure, io al momento non ho, ma già sono due colori, c'è blu e bianco. Ma biblica che sono riportate, riconosciutate nella Bibbia. Passate la mano qui sopra e ditemi cosa vi vestite dopo. Datemi e ditemi cosa vi somiglia. Ovviamente sto cercando. Questa cosa? Pieno. Cosa? Pieno. Assomiglia all'artemisia. No, pieno. Pieno. A me pieno. Pieno. Allora, pieno greco, stalla, oppure... Sì, a me di pieno mi dà. Liquirizia senza dubbio, liquirizia. Allora, questa è chiamata volgarmente pianta del curry, che è una si chiama Elixirum Italicum e ha un odore di liquirizia o di fieno, a metà odore di fieno tagliato o di spanna. Da questo si fa l'estrazione dell'olio di liquirizio, che è sempre una pianta medicamentosa. Io la propongo come pianta per i giardini perché è rusticissima. E mi grido, vero? Ovviamente comune di allora, la salvia comune o salvia officinali, se aspettiamo gli altri. Quello è un brutto. Vediamo qua. Vabbè, uno dice, ok, la classica salvia, ma questa è una salvia che io ho recuperato e l'ho propagata portandola in vaso, perché l'ho scelta rispetto ad altre salvie che poi vi farò vedere, un'altra varietà. Questa non fiorisce, o se fiorisce fa una piccolissima fioritura e resta compatta, quindi nei vasi uno ha una pianta che non ha poi un portamento troppo alto e il vaso piccolino, quindi c'è anche questa ricerca, perché uno dice, ok, la salvia, ma non è così. Quella alle spalle loro è la salvia icterina, da ittero, gialla, e questa qui alle spalle di Daniele è la salvia purpurea, porpora, che è in fiore. E assomigliano molto, ma sentite, tiratele la fogliolina, tiratela. Questa è più delicata. Quelle fiamme? Sì, sono ornamentali, però se uno vuole può utilizzarle anche come coreografia sui piatti, ditemi che profumo è questo. In gastronomia.
E questo si avvicina all'origa, no? Ho preso quella lì. Pietterina. E l'altra? Si avvicina all'origa o non è origa? Origa. Origa non era creola, origa. Origa. L'origa sono 60 per esempio. C'è nel siracusano l'origano monites, che è basso, piccolino. Questo è l'eracleoticum a fiore bianco, che è il classico origano che si coltiva negli play, che si raccoglie la spiga fiorale, che è questa che si sta formando. Origano, adesso? Eracleoticum. Dall'alea. Il 90% delle aromatiche le propaghiamo dall'alea. Abbiamo tutte le piante madri. Poi esistono i semi, però. Questa qui accanto a me. Ripeti come si chiama questa? Lavanda angustifolia all'ardi. Questa qui è una lavanda inglese. Ha questa fioritura che sembra un bruco, il fiore. Una profumazione un po' tipo camforato, un po' dolciastro. Lavanda inglese o dentata. Questa qui è sulla vostra destra, è la lavanda spiga, la classica. Chiamata volgarmente la spiga francese, o la spiga San Paolo. Perché la spiga San Paolo? A Palazzola Crede c'è il santo patrono che è San Paolo, dove la pianta che lui tiene tiene delle spighe di lavanda. Quindi da noi qua nel display la chiamiamo spiga San Paolo. Questa è la maggiorana, non marijuana, maggiorana, la specie vegana, che una volta l'ho fatta fumare un mio amico. Però non lo capiva che era maggiore a mangiare una stanza di maggiorana, che è una varietà di maggiorana, però non è la classica maggiorana che avete trovato nel supermercato, in casa, non ha profumo, ve lo posso garantire. È una varietà che mi ha dato un mio amico, perché fa estrazione di olio essenziale. Noi nel ragusano la utilizziamo, specialmente tra Modica e Ragusa, nell'impasto con la ricotta per i ravioli. Questa è la maggiorana. Quindi origanum majorana è il nome botanico della stessa famiglia dell'origano. Ma come fa ad aprire questo ristorante? Anche mi dici io allora. Quindi origanum majorana, quindi origanum eracleoticum l'origano, origanum majorana la maggiorana. Delle mie piante, delle piante aromatiche che non hanno esigenze elevate. Quindi non ce n'è. Sì. Cioè non ho tanta acqua, però noi quello che diamo poca acqua, ma spesso non cerchiamo di stare lì a darne tanta oggi per darne altrettanta fra una settimana, quindi anche una volta al giorno poca. Questa che vedete qui è il finocchietto selvatico turco, voi siete i campioni dell'utilizzo della pasta con il finocchietto. Come fa? Ieri sera abbiamo mangiato il manco con il finocchietto. Ed è un sapore di anice che si mette a odore. Non ce l'ho.